anche te. Ciao a tutti, io sono Luca. Io sono Claudio. Siamo qui da Baseline dal 2009, se non capito un basso. Non facciamo per voi. Oggi arriviamo con uno strumento signature. L'avrete già riconosciuto perché è l'unico signature nella serie Fender che abbia questo tipo di colorazione ed è il Troy Sanders. Wow. In tutta la sua gloria Silverburst. Ma vi starete voi chiedendo, non era per caso un Jaguar? Cioè quello lì dietro? E avete ragione. Bene, sì. È vero, un tempo era un Jaguar. E noi ce l'abbiamo tutti e due. Tutti e due. Perché adesso Fender ha deciso di omaggiare Troy con un nuovo strumento che ha cambiato un po' di cose. È diventato un Precision, è cambiato un po' il manico, è cambiato un po' il pickup. Spiegaci, Luca. No, prima facciamolo sentire. Facci sentire come suona. Senza suonare i Mastodon, perché io dei Mastodon mi ricordo molto molto poco. Iniziamo a sentirlo con tutti e due i pickup aperti. Perché ha due pickup. Esatto. E elettronica cannone, perché così. Così è giusto. Vuole. È giusto così. Esatto. Yes. Allora, Troy Sanders Precision, quindi forma Precision. E qui manico anche Precision, non più quello del Jaguar che poi è un jazz. Abbiamo quindi al capotasto lo spessore di un pollice 6,25, mi ricordo bene. Profilo satinatissimo AC70 custom. Custom perché avrà cambiato qualcosa, però onestamente mi sembra un AC70 normale. Perché ci ha messo, ha fatto su misura della sua manina. Della sua manona. Manona. Sì. E tastiera un po' più piatta, sempre in palissandro, ma con raggio di 12 pollici, quindi un filo più moderno, un po' più sguisciante. Sguisciante. Fateci sapere se preferite il 12 pollici, il 9 pollici e mezzo, oppure non ve ne frega pollici, niente, oppure non ve ne frega niente, lo volete che se frega. Concavo così. La vera però novità, diciamo, sta più qui, perché non abbiamo più il set precedente con uno split coil e un single coil noiseless, ma abbiamo un set di pick up Troy Sanders Signature Custom. Anche qui. Sì, non si sa cosa sia, no? Non si sa cosa ci sia sotto. Ci sono dentro dei piccoli Troy Sandersini che suonano fortissimo. Che suonano e fanno del casino incredibile. Esatto. Cos'altro c'è? Volume, bilanciamento, elettronica attiva a due vie, come prima, però spostata da qui in alto a qui. Prendiamo l'altro così ci vediamo le differenze. Giusto, hai ragione, hai ragione. Diciamo che si vedono eccoli qua. Un pochino a vista d'occhio. Oh, ma così si vede bene. Allora, vedete, sul Jaguar sì. La parte elettronica attiva era messa qui in alto. Vedete, si attivava col suo switchino e aveva le due rotelline, classico da Jaguar, che quindi vanno a destra e a sinistra. Esattamente. E facevano solo boost, oltre ad essere un'elettronica da 18 volt, da 9 volt, scusate, su quella vecchia. Ho spoilerato, invece la nuova elettronica è a 18 volt e consente di fare sia boost che cut. Ah, sì, ma noi non ce ne frega niente, cioè noi boostiamo e basta. Non ce ne frega nulla. Perché come lo stesso Troy dice, anche il ponte è diverso. Sì, il ponte è diverso. Sul vecchio Jaguar utilizzavano un lamierino classico serie player, mentre sul nuovo Precision Sanders utilizzano un high mass tipo quello che si vede sugli americani. Sì, quello degli americani, che okay. A noi ci piace tanto. A noi piace un sacco perché è molto stabile, senza andare ad alterare eccessivamente il suono. Fateci sapere se siete team Precision o team Jaguar. Onestamente, allora, a me come forma Jaguar è sempre piaciuto un sacco, quindi io come forma sono più team Jaguar. Come manico e come timbro, sai che quello nuovo più team Precision. Quello nuovo ci piace un sacco. Molto bene. Almeno ci piace, mi piace un sacco. Voi ce lo farete sapere. Diteci. Sentiamo un attimino adesso come funziona lo split coil. Thank you.
bello cattivone, smarmellatone. Sempre super cattivissimo. Ma ovviamente facciamo scattare una bella battle? Tu vuoi mettere a confronto per caso il Jaguar Troy Sanders con il Precision Troy Sanders? Dai, scatta la battaglia. Vuoi vedere il sangue? Vai, bass battle! Va bene, yeah, evviva! Innanzitutto parliamo dei settaggi. Tutti e due pick up, elettronica sparata al massimo. Okay. Basta. Al vero intenditore dovrebbe bastare questo. Beh, che dire. Qui mi auguro faremo una transizione un attimo più bella. Differenza. C'è tanta differenza. Ovviamente l'elettronica 18 volt spara molto molto di più rispetto a quella 9 volt e fin lì non ci piove. Ma anche il timbro dei pick up secondo me era molto differente. Anche il ponte secondo me fa un po' la differenza. Sì. C'è un po' più di bassone, infatti, un po' più tagliente. Questo un pochino più morbido, un pochino più tradizionale se vogliamo. Mentre invece il Precision ci dava l'idea di essere molto più squillante, un po' più carico anche in realtà sulle basse, un filino più scavato sulle medie, feel più moderno, vogliamo dirla così? Diciamola così. Diciamo un pochino più moderno. Suonando quello mi sembrava quasi di suonare degli MG, quasi. Non voglio dire che ci siano sopra degli MG perché non l'abbiamo detto. Sono dei Troy Sanders cast. Esattamente. Però mi dava un po' quella sensazione, mentre suonando questo è quello che mi aspetto. Suona più da Fender. Fender, proprio assolutamente Fender. A livello di manico, a me quello piace così tanto. Ti piace più quello? È un po' più grossino, sì. Io allora scelgo di più il Jaguar, che è un po' più strettino, un po' più fighetto. Però tu suoni sempre preciso. Per cambiare. Però giusto per fare del soffiame. E voi, quale preferite tra jazz e tra manico Jaguar e manico Precision? Anche tra Jaguar e Precision. Fatecelo sapere in un commento. E se siete arrivati fin qui, scrivete nei commenti la parola interfaccia. Perché non so, faccia a faccia, interfaccia che ci abbiamo qui davanti. Scrivete nei commenti interfaccia se siete arrivati fino a qui e lo sapremo solo noi che siamo arrivati fino a qui. wink wink. Non riesco. Scusate, sì. Ci siamo persi la differenza più importante. Ah, io lo so. Fermi tutti. In uno c'è la firma e quindi la potete usare per fare dei finti assegni bancari esatto. A nome Troy Sanders. Nell'altro non lo stiamo consigliando non di lo fare, stiamo consigliando perché è una possibilità, è un caso di scuola, può succedere. Esatto, ok, potete farvi firmare le giustificazioni con la firma di Troy Sanders. Così dallo zio Troy, mentre qui ecco qui, no, qui ci hanno messo lo stickerone. Può essere che questi li firmava lui uno a uno e si è stancato e ha detto senti, scrivi. Esattamente, io lo so, perché poi si legge anche meglio. Si legge meglio, è, sì. Cioè è evidente che sia Troy Sanders. Potrebbe essere qualcos'altro, no. No, cioè, qui sì, potrebbe essere qualsiasi cosa. Quasi qualunque cosa, Frog Jaspers. Gansers, esatto. Che è il nuovo componente dei Jaspers, esatto. Salutiamo Eric. Salutiamo, poi quando ce lo vuoi far presentare, Frog Jaspers, vediamo molto volentieri. Altra cosa importantissima, ci siamo dimenticati il logo al 12° tasto. Ah, giusto. Che dovrebbe essere il logo del loro album, forse il penultimo. Solo mentre qui invece non c'è, e niente. Niente, vedi, niente logo. Però devo dire che è discreto, il logo non vedo. Sì, non è una di quelle cose pacchianissime. Così. Tipo la scritta sulla paletta dietro.
per esempio. Questi due in realtà sono tutti e due, secondo me, dei signature che, se anche volessi usarli in situazioni diverse da una tribute band dei Mastodon, non succederebbe nulla, assolutamente nulla. Vi vedono e dicono wow, che figa man, questa finitura Silver Burst, e voi dite grazie. Lo so, fateci un po' sapere innanzitutto quale dei due vi piace di più. Chi ha vinto la battle? Decidete voi chi vince e chi perde. Ah, no, noi abbiamo... Secondo me ha vinto il Troy Sanders. Ha vinto il Troy Sanders, assolutamente. Prezzo, how much? Quanto costa? Lo potete scoprire o venendo in negozio in via Cellina numero 3, dove lo potrete anche provare, accordandolo anche in drop D. Oh, finalmente. Lo fa così, questa ve la regaliamo. Con questo gesto. Oppure lo potete scoprire il prezzo andando sul nostro e-commerce baseline.it, yes, sito dal quale lo potrete anche acquistare. Well, e vi viene recapitato a casa vostra senza spese di spedizione. Potete anche comprarli tutti e due. Tutti e due volendo, così vi fate la prova a casa esatto, e dite, decidete voi questo è più bello dell'altro. Ecco. Oppure ricordate, perché questo è fuori produzione, quindi chi se lo piglia se lo piglia. Che detto così è proprio bellissima. Stiamo dicendo che tra pochi anni salirà tantissimo di prezzo, ma non lo stiamo neanche non dicendo. Esatto, non diciamo nulla noi. È uno strumento che è davvero cioè presenta davvero delle differenze reali rispetto al Jaguar prima. Non è solo un aggiornamento, facciamo un'altra forma e via. Anche perché il colore è uguale. Cambia anche molto il suono, cambia il feel dello strumento, l'approccio, la manualità sulla tastiera. È davvero un altro strumento, un'evoluzione rispetto al vecchio Jaguar. E poi se un'evoluzione in meglio o in peggio, decidete voi. Solo voi ce lo potrete dire. Noi quindi ci vediamo nella sezione dei commenti, ci vediamo in negozio, soprattutto perché vogliamo vedervi qui, vogliamo che lo proviate, che lo sentiate con mano vostra, e ci vediamo al prossimo video. Yeah. Se vorrete, se non volete andate a quel paese, certo. Che noi vi facciamo, poi noi decidete facciamo. Voi poi grazie mille a tutti, ci vediamo al prossimo video, video. Sono successe cose.